Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Sneakerare. Quest'oggi nuovo format, nuovo video che per quanto ne so io non è mai stato sviluppato almeno sulla piattaforma di YouTube Italia. Cerchiamo di fare un po' di innovazione almeno su durante questo periodo di quarantena e mi è venuto in mente questo format che è la totale contrapposizione, l'antitesi del più celeberrimo format del sottoscritto, ovvero Cerca lo Stile. In questo caso sono andato alla ricerca delle scarpe più costose del momento. Ci tengo a precisare che non sono andato in giro per siti a vedere qual è la scarpa più costosa, quella meno costosa e quant'altro. Mi sono concentrato sul sito StockX e ho tirato giù la classifica delle 15 scarpe comprate, acquistate al maggior prezzo. Quindi non stiamo parlando di ok, io metto in vendita una scarpa a 1 milione di euro, poi vediamo se qualcuno la compra, se qualcuno non la compra. In questo caso sono andato a vedere proprio l'ultima vendita sul sito e ho stilato una classifica, per l'appunto. Non mi andava di fare una top 10, una top 20, anche qui un'altra innovazione, una top 15. Al quindicesimo posto troviamo le famosissime Jordan 1 in collaborazione con Off-White, colorazione White, le Energy per intenderci, ultima vendita 2841 euro. Naturalmente io sono andato a selezionare tutte le size, quindi ho visto l'ultima vendita effettiva non in base a un'unica taglia, ma proprio tutte le taglie presenti sul sito. Comunque sia, questa qui è stata venduta per 2841 euro e in effetti è un prezzo leggermente più alto della media. Vedremo più avanti che paradossalmente per alcuni modelli già molto costosi c'è stata una flessione anche in diminuzione. Al quattordicesimo posto un'altra in collab con Virgil Abloh, con Off-White, stiamo parlando delle Nike Air Force One, le 100 per intenderci, le abbiamo viste in bianco, in nero e in celeste. Questa qui ragazzi, delle tre la più costosa naturalmente, è stata venduta, l'ultima vendita per 3.223 euro, molto ma molto di più rispetto alla penultima vendita. Come vedete c'è stato un incremento del 54%, più di 1.000 euro rispetto alla vendita precedente. E quindi ragazzi, in questo caso, se avevate acquistato tempo fa questa scarpa, come vedete il prezzo è salito e non di poco. Al tredicesimo posto vi preannuncio che è l'ultima della serie Off-White di questa classifica, è stato un caso, ma se le ho trovate al quindicesimo, al quattordicesimo, al tredicesimo posto, ritroviamo un'altra Jordan 1 retro in collaborazione con Virgil Abloh, in questo caso nella colorazione Chicago, ultima vendita 3864 euro, che seppure è leggermente più alta della vendita precedente di 200 euro, si trova a un prezzo più basso della media, perché ultimamente si vendeva sui 4.500 euro, quindi diciamo che c'è una diminuzione non di poco in questo momento, magari dovuta alla pandemia, dovuta alla quarantena, come tutto il mercato in senso assoluto, anche il mercato delle sneakers sta avendo degli alti e bassi. Quindi fossi in voi ragazzi, io andrei a monitorare un po' il sito StockX, vi metto anche il link in descrizione se volete, perché per alcuni modelli ci sono degli alti e bassi, soprattutto in questi tempi, in questi momenti, quindi magari riuscirete a prendere, non dico uno steal, però una scarpa a resell alto a un prezzo un po' più basso della media. Dodicesimo posto per le Jordan 1 in collaborazione con Fragment, ultima vendita 4.030 euro. Devo ammettere che questa sta salendo di molto, perché si trovava intorno ai 3.000-3.500 euro fino a un mesetto fa e adesso, come vedete, il picco sta salendo e non di poco. Altra Jordan in classifica, all'undicesimo posto troviamo le Jordan 1 Rust Pink. Queste non sono uscite in distribuzione globale, sono rimaste un'esclusiva USA solamente per un drop, non mi ricordo per quale sito, se magari ve lo ricordate scrivetelo qui nei commenti. Era quasi una friend and family, ad ogni modo molto bella, ultima vendita 4.604 euro, secondo me un prezzo spropositato per questa scarpa, ad ogni modo eccola qui all'undicesimo posto. Ce lo dovevamo aspettare questo tipo di speculazione su, purtroppo, la morte del compianto e grandissimo Kobe Bryant, anche sul mondo delle sneakers c'è speculazione. Nike Kobe 1 Proto Undefeated Fly Jacket al decimo posto a 4.604 euro. Prima della morte di Kobe queste scarpe erano intorno ai 600 euro, se non ricordo male, erano abbastanza limitate, però si riuscirono a trovare intorno ai 600 euro. Il giorno dopo ragazzi sono balzate oltre i 1.000 e così a salire, adesso siamo arrivati a 4.604 euro, un ex aequo rispetto all'undicesimo posto delle Rust Pink.
Nono posto per delle Nike Air Easy 2, colorazione Solar Red, ultima vendita a 4.788 euro. Siamo abbastanza in linea con le vendite di questo modello, quindi queste qui non hanno subito troppa inflazione per colpa o grazie al coronavirus. In ogni caso, se le volete dovete sborsare una bella somma, come noterete. Devo ammettere che le Easy 2, rispetto a tutti i modelli Easy, anche in collaborazione con Adidas, sono le più iconiche, e quindi probabilmente se siete dei grandi collezionisti, un modello del genere dovreste prenderlo. Ottavo posto per una scarpa che è balzata anch'essa alle stelle, ragazzi, è partita e non si ferma più alle stelle, perché stiamo parlando delle Nike Mars Yard in collaborazione con Tom Sachs, le 2.0. Dopo l'uscita sono partite forte, andavano già oltre 1000, quasi da subito sopra i 2000. Adesso, ragazzi, siamo arrivati quasi a 5000 euro. Stiamo parlando della somma di 4.939 euro. Quindi, ragazzi, un picco altissimo, il più alto per questa scarpa. Devo ammettere che sta salendo e non di poco. È uno di quei modelli che ho un po' sottovalutato durante la release, e a ripensarci bene forse un pensierino ce l'avrei dovuto fare. Al settimo posto troviamo un altro paio di Nike Kobe One, sempre Proto Undefeated, nella versione Purple Friend and Family. Sempre grazie o per colpa del coronavirus, sempre per colpa della morte di Kobe, queste scarpe sono balzate. Devo ammettere che sia le Fly Jacket che queste Purple sono le più belle di questa serie Proto, che è proprio uscita qualche mese prima della morte di Kobe, e come noterete stanno salendo sempre di più e sempre di più. Una scarpa invece che sta subendo una flessione molto negativa in questo periodo è la Adidas Human Racer di Pharrell Williams in collaborazione con Chanel. Come noterete, ultima vendita 5.570 euro, che sono tanta, tanta roba comunque. Ad ogni modo, fino a qualche mese fa non si trovavano facilmente sotto gli 8.000 euro. Si riuscivano a trovare intorno ai 10.000 euro nelle varie fiere tipo Sneakerness e quant'altro, e come noterete è praticamente dimezzato il prezzo in resale. Entriamo nella zona calda, ragazzi, nella top 5. Al quinto posto troviamo un'altra Air Easy 2 Nike nella colorazione Pure Platinum. Delle tre uscite ufficialmente in quegli anni, era quella lasciata più nel dimenticatoio. Si riusciva a trovare intorno ai 2000 euro, 3000 euro, non è roba da poco comunque, anche meno se non ricordo male. Sta balzando parecchio negli ultimi giorni e negli ultimi mesi, è quasi un bene rifugio come oro, come l'oro, in queste fasi speculative, tant'è che ultima vendita 6.077 euro. 1-2 di Kanye, ragazzi. Al quarto posto troviamo un'altra, l'ultima Air Easy 2, la Red October, la più bella secondo me delle Air Easy 2. Questa sta scendendo un pochino, ad esempio ultima vendita 6.905 euro, non è assolutamente roba da poco. Comunque sia, sì, anche questa si trovava intorno agli 8.000 euro, 10.000 euro, anche qualcosina in più, dipende poi sempre da size e condizioni. Ad ogni modo sta scendendo un po' gradualmente, come noterete. Sul gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per le Nike Mag 2011 Back to the Future. E come noterete, ultima vendita 11.048 euro. Tanta roba, ragazzi, veramente tanto. Anche questa sta salendo gradualmente, si riusciva a trovare intorno ai 10.000 euro e come noterete pian pianino sta salendo. Secondo posto per un pack, quindi non è un'unica sneakers ma è una combo di due sneakers, sempre grazie alla fase quarantena e per colpa della morte del compianto Kobe, il Jordan Pack PE delle Jordan 3 e del Jordan 8 colorazione Lakers. Bellissimo, ragazzi, quasi introvabili, è quasi una versione friend and family. Ad ogni modo, ultima vendita 13.819 euro, sta salendo vorticosamente. Anche questo si trovava intorno ai 3.000-4.000 euro anche poco dopo la morte di Kobe. Negli ultimi giorni sta salendo vorticosamente, una cosa pazzesca, un po' per colpa della morte di Kobe, un po' per l'uscita di The Last Dance, un po' per la quarantena. Ecco qui, ragazzi, 13.819 euro.
Al primo posto, ragazzi, troviamo un'altra Nike Mag, ce lo potevamo aspettare, la versione 2016, ovvero quella con la tecnologia del self-lacing, ultima vendita 25.779 euro. Tantissimo, ci potete comprare tranquillamente un'automobile. Ad ogni modo, anche qui c'è stata una flessione negativa, perché se non ricordo male si riusciva a trovare intorno ai 30.000 euro. Quindi ragazzi, se volete risparmiare più o meno questi 4.000 euro è il momento di acquistarle. Comunque è una pazzia, me ne rendo conto. Questo video ad ogni modo non è per farvi vedere quanto è figo il resell e quant'altro, è semplicemente una classifica delle scarpe più costose del momento, soggetta a modifiche. Quindi magari più avanti porterò un nuovo video se la classifica subirà delle modifiche importanti. E non credo che sarà una cosa mensile, cercherò di far passare del tempo, anche perché il mercato sale, il mercato scende. È anche curioso sapere quali sono le scarpe più costose del momento, e naturalmente non solo nel valore intrinseco come siamo abituati a vedere, ma proprio chi è disposto a spendere veramente, acquistando come ultima vendita, quelle cifre per determinate scarpe. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui, spero che questo nuovo format sia di vostro gradimento. Scrivete qui nei commenti la vostra impressione a riguardo, sia della classifica sia del fatto che certe scarpe vengano effettivamente comprate a questi prezzi anche in un periodo di quarantena dove siamo tutti un po' con la cinghia stretta. Ad ogni modo, credo che non sarà un format, come vi ripeto, molto cadenzato nei mesi, nei giorni, nelle settimane, proprio perché magari è una classifica che non è soggetta a modifiche così repentine. Cercherò di monitorarla costantemente e quando sarà il momento che magari c'è qualcosa di nuovo e di interessante la ributto dentro. Ad ogni modo, amici miei, non smettete mai di sneakerare, ci vediamo settimana prossima.